L'amore a prima vista. Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi, credono che non sia mai successo nulla fra loro, ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi dove da tempo potevano incrociarsi vorrei chiedere loro se non ricordano una volta un faccia a faccia in qualche porta girevole uno scusi nella ressa un ha sbagliato numero nella cornetta ma conosco la risposta no non ricordano mi stupirebbe molto sapere che già da parecchio tempo il caso giocava con loro, non ancora pronto del tutto a mutarsi per loro in destino. Li avvicinava, li allontanava, gli tagliava la strada e soffocando una risata, con un salto si scansava. Vi furono segni, segnali, che importa se indecifrabili? Forse tre anni fa o lo scorso martedì? Una fogliolina volò via da una spalla a un'altra. Qualcosa fu perduto e qualcosa raccolto. Chissà forse già la palla fra i cespugli dell'infanzia. Vi furono maniglie e campanelli su cui anzitempo un tocco si posava su un tocco. Valigia accostate nel deposito bagagli. Una notte, forse. Lo stesso sogno subito confuso al risveglio. Ogni inizio, infatti, è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà.